Siamo a Capriano di Briosco, all'interno dell'oratorio San Tarcisio di Via Pascoli. Ai nostri microfoni abbiamo Mirko Civillini, insieme ad una parte del gruppo Presepisti di Capriano. Anche quest'anno è stato allestito un suggestivo presepe artistico in ricordo di Don Rino Buraglio. Sì, allora innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori di Televallassina e soprattutto a Televallassina che anche quest'anno ci ha fatto il piacere di venire a visitare e a riprendere il nostro presepe. E come anticipato, quest'anno abbiamo voluto dedicare questo presepe artistico al nostro caro Don Rino, che purtroppo è scomparso, come molti sapranno, sul Resegone nel 2002, che però tutti ancora ricordiamo e portiamo nel nostro cuore. Don Rino appunto era arrivato a Capriano nel 1981 ed è rimasto qui praticamente per tutta la vita, fino a quando, come detto, è scomparso su questa montagna. Quest'anno lo abbiamo voluto ricordare anche in estate durante la festa patronale con una bellissima mostra fotografica che ha avuto un grande successo, tantissima gente è venuta a visitarla, il suo ricordo, c'erano anche dei filmati e per Natale appunto abbiamo deciso, nonostante il pochissimo tempo a disposizione, di creare questo presepe in suo ricordo, dove abbiamo voluto mettere in primo piano la chiesa di Santo Stefano, la sua chiesa, l'oratorio che possiamo vedere qui a sinistra, che è l'oratorio in cui ci troviamo in questo momento e che lui negli anni 80 aveva praticamente ristrutturato perché versava in condizioni pietose e così lo possiamo vedere ancora oggi. Al centro della scena abbiamo voluto mettere questo grande pergolato che esiste veramente all'interno dell'oratorio e si trova in realtà dall'altra parte del fabbricato. Noi l'abbiamo voluto mettere qui in primo piano proprio perché questo è uno di quei punti dove con Don Rino tutti bene o male ci siamo trovati almeno una volta. Qui infatti abbiamo fatto tantissime feste, durante la festa del paese ci si ritrovava per fare delle mangiate, delle tombolate e quindi secondo noi era proprio un punto fondamentale per il suo ricordo. Oltre a te, il gruppo Presepisti di Capriano è qui rappresentato da tre amici. Vogliamo presentarli? Certamente, il gruppo Presepisti storico, perché appunto quella del presepe a Capriano è una tradizione che va avanti ormai, io penso, da 40 anni, Augusto, vero? E quindi ancora oggi ci troviamo qui, purtroppo il ricambio generazionale tarda a venire, ma chi c'è vuole ancora andare avanti con questa bellissima tradizione. E allora qui appunto oggi in rappresentanza abbiamo Giuseppe, Luigi e Augusto, che danno ogni anno un contributo fondamentale, ognuno con i vari compiti. Augusto ad esempio si occupa di tutta la parte legata alla pittura delle montagne, dei fabbricati, Luigi segue egregiamente la parte elettrica, delle luci, della musica e Giuseppe invece con la sua capacità pratica, un po' il factotum nella costruzione anche del palco stesso, perché non sembra ma c'è un grande lavoro anche dietro questo. Oltre a loro non sono presenti oggi Luca, Dario, Adelio, che anche quest'anno ha dato una mano anche lui nella parte in ferro, Sergio Casarotto che è lo storico presepista, perché grazie a lui sono nate quasi tutte le opere che abbiamo visto negli anni passati e anche la chiesa e l'oratorio stesso sono state costruite ancora in legno come si usava anni fa, appunto costruite da lui. Contestualmente al presepe artistico, all'interno dell'oratorio San Tarcisio di Capriano di Briosco è allestita una mostra di presepi realizzati da presepisti del territorio. Sì, allora quest'anno è la seconda edizione, avevamo voluto lo scorso anno provare a fare questa mostra visto che a tutti noi piace visitare le varie mostre che ci sono sul territorio. Ci eravamo detti perché non provare anche noi con qualche presepe che c'era stato donato da varie persone. Era andata bene, quest'anno avendo a disposizione l'intera sala del teatro
abbiamo voluto e potuto fare una mostra un po' più grande e ci sono stati donati, prestati, non donati, presepi da alcune associazioni. Voglio citare innanzitutto l'IAP di Lecco, che ci ha dato delle vere e proprie opere d'arte che di solito difficilmente escono dalla loro sede, ma anche poi l'asilo di Capriano, che ha costruito un presepe con tutti i piccoli alunni. E poi vorrei ringraziare anche l'associazione culturale, storico-culturale Un Muron di Capriano, nella persona di Armando Magni, perché lui è sempre presente in queste occasioni e ci ha dato una grande mano anche quest'anno nell'allestire una cascina di Capriano. E tutti quelli che ci hanno prestato i loro presepi, tantissime persone di Capriano, ma non solo, che ci hanno anche chiesto spontaneamente appunto di poterle esporre. La mostra e il presepe saranno aperti comunque continuativamente fino all'8 di gennaio, il pomeriggio dalle 15 alle 18 circa, e poi i due successivi weekend sempre negli stessi orari. State già pensando al presepe del 2023? Ma allora, le idee ci sono sempre. Quest'anno avevamo già in mente qualcosina, solo che appunto questo evento legato al Dorrino ha fatto passare lui giustamente in primo piano, e quindi sì, diciamo che qualcosa bolle già in pentola. Poi durante l'anno, speriamo con un po' più di calma, vedremo di mettere tutto nero su bianco. In conclusione, gli auguri per il nuovo anno che sta per arrivare. Certamente, speriamo che il 2023 porti un po' di pace, un po' di serenità a tutti, visto quello che ogni giorno sentiamo in televisione, e vogliamo augurare un ottimo anno a tutti voi, a tutti i telespettatori, a tutti quelli che seguono Televalassina e non solo, perché sia veramente un anno pieno di gioia per tutti quanti. Non so se Augusto vuoi salutare, vuoi dire qualcosa. Vorrei prima di tutto ringraziare Televalassina, che ogni anno ci dedica un po' del suo tempo, ma prezioso, a noi che siamo una piccola comunità e vogliamo farci notare. E ringrazio anche i cittadini di Capriano, quelli fuori che vogliono venire a visitare il nostro lavoro e i presepi che sono esposti, che ci fanno un gran piacere. Grazie e buon anno e buona fine. Thank you.